riprendiamo il nostro ragionamento sul modello concettuale. Dobbiamo in questa fase identificare quali sono i concetti principali su cui lavorerà il sistema. E che cosa sono i concetti? Sono quegli insiemi di informazioni specifiche, tutte dello stesso tipo, che verranno rappresentate in modo analogo e sulle quali si opererà in modo analogo. Quindi dobbiamo identificare quali sono appunto i concetti su cui il sistema lavora, sapendo che poi per ciascuno di questi concetti ci sono tanti oggetti, istanze, elementi specifici che costituiranno i dati veri e propri. Tutte le istanze, tutti gli oggetti di una determinata classe, però hanno tutte in comune la stessa struttura, li descrivo tutti nello stesso modo. Un modo che io uso spesso per aiutarmi a immaginare queste cose è io immagino una scheda descrittiva. Cioè un impiegato, questa classe è il concetto impiegato. In realtà quando parliamo del modello concettuale stiamo descrivendo le informazioni che il sistema informativo ha a proposito dell'impiegato. Cioè quello non è l'impiegato, è la proiezione dell'impiegato nel sistema informativo, cioè sono le cose che il sistema informativo sa o deve sapere o deve gestire su quell'impiegato lì. Okay? Quindi sono le informazioni a proposito dell'impiegato, le informazioni a proposito della città, le informazioni a proposito del dipartimento, le informazioni a proposito della vendita. Poi per brevità li chiamiamo impiegato, città, dipartimento e vendita. Ma ricordiamoci sempre questo prefisso, l'informazione a proposito di. Se ve lo ricordate vi eviterò tanti errori dopo. Perché? Ma perché se io penso che quello è l'impiegato, allora mi viene da dire che cosa fa l'impiegato. Invece se sono l'informazione a proposito dell'impiegato, l'informazione non è che fanno. Magari però hanno dei collegamenti con informazioni di un tipo, hanno collegamenti con informazioni di altro tipo. Ma non fanno nulla, non agiscono nulla. Uno dei problemi, diciamo, degli errori che saltano fuori spesso durante i compiti è proprio la confusione tra l'aspetto concettuale e quello procedurale. Tra i concetti, cioè le relazioni che ci sono tra le informazioni in quanto tali, e su questo in quanto tali ci torniamo con le relazioni, e invece ciò che fanno i processi con l'informazione, cioè quale informazione agisce su quale altro, ma con calma. Dicevamo, ciascuno di questi entità astratte è fatta di tanti oggetti che sono tutti caratterizzati dalle stesse, dalla stessa tipologia. Allora io se mi immagino, dicevo, l'informazione a proposito dell'impiegato, mi immagino per mia comodità un foglio di carta A4 su cui ci sono scritti un modulo in bianco su cui scrivere i dati dell'impiegato, oppure su cui sono già scritti i dati dell'impiegato. Allora, la classe è la forma del modulo. I singoli impiegati, le singole istanze, sono i singoli fogli di carta su cui ci sono scritti i dati di ciascuno specifico impiegato. Quindi noi definiamo una regola a livello di classe, cioè il modulo comprende un campo nazionalità, è una regola che io do a livello astratto, a livello di classe. Ma questa regola in realtà si applica ai dati raccolti di ogni singolo impiegato, cioè ogni impiegato dovrà avere a fianco scritto un campo nazionalità uguale italiana, turca, francese, armena, quello che volete. E così per tutte le altre caratteristiche, gli attributi, cioè le proprietà, i dati, le operazioni che può compiere, ma noi questo non lo faremo nel tipo di modo concettuale che facciamo noi perché lo deleghiamo al processo, e eventuali messaggi che può scambiare. Un modo per rappresentare gli oggetti, che però usiamo molto raramente, ad essere onesto, è di dire il nome dell'oggetto, due punti, il nome della classe a cui l'oggetto appartiene. Graficamente una classe è una cosa che ha il bordo spesso, e poi dei compartimenti sotto che poi riempiremo, però li lascio vuoti,
mentre invece un oggetto è un rettangolo col bordo fine. Ho un nome dell'oggetto, due punti, nome della classe a cui questo oggetto appartiene, se vogliamo distinguerli, dal punto di vista grafico. Gli oggetti tra di loro sono correlati, non sono tabelle separate che non hanno nulla in comune. Ad esempio, tra impiegato e città ci può essere un'informazione, ad esempio un'informazione all'interno della mia scheda di impiegato, può essere la residenza. Questo è un punto in cui l'analogia con fogli di carta non mi basta più. Io ho fogli di carta, descrivo l'impiegato, tra le proprietà che l'impiegato deve avere c'è la residenza. Anche il nome. Che differenza c'è semantica tra il nome di una persona e la residenza di quella persona? Il nome, quello si può chiamare come vuole. Non c'è una legge che dica tu devi chiamarti in questo modo, con un elenco di nomi permessi. Ti chiami come vuoi. Allora, il nome è una stringa, qualunque. La residenza, io non posso mettere un nome a caso, ma la residenza deve essere una città esistente. Ma le città in realtà sono a loro volta delle entità del modello. Esistono, sono rappresentate, di ciascuna città ho la sua scheda informativa. Il nome, in che provincia si trova, in che regione, quanti abitanti, le coordinate GPS, quello che volete voi. Allora io devo garantire che quando di un impiegato dico tu sei residente a Torino, sia chiaro, evidente, non ambiguo, che mi sto riferendo alla città che si chiama Torino. Non posso dire, vabbè, nella scheda di impiegato c'è anche una scritta città e ci scriverò Torino con le 6 lettere di cui è composta la parola. Perché se facessi così starei degradando un'informazione. Io ho un'informazione più importante, che gli impiegati, che per me è un concetto primario, sono residenti nelle città, che è un altro concetto primario. Allora io voglio riuscire a rappresentare questa relazione tra concetti che ho espresso che voglio rappresentare nel mio sistema. Non voglio che un'informazione importante che io so descrivere a parole, gli so anche dare un nome, la residenza, che di fatto è una relazione tra due entità, non voglio, non permetto che sia svilita a livello di dire ma guarda un po' se per caso questa stringa è uguale a quell'altra, per caso, due stringhe che magari si chiamano allo stesso modo, no? Quindi non cadete mai nella trappola di dire, beh, questo è un campo numerico, un campo stringa, che poi se è uguale a quell'altro allora vuol dire che sono collegati. Così, se fate così state ragionando a livello di dati. Invece noi dobbiamo lavorare a livello di informazione. Questo è correlato con quell'altro. Lo apprendiamo col fatto che, questo a livello concreto, ho tanti, fra gli studenti di corso, ma sarebbe la stessa cosa per impiegati in città, tanti impiegati, ciascuno dei quali è legato a una città, legato a una città magari perché è residente. C'è un legame esplicito, titolare o no, residenza. Allora questo lo rappresento, diciamo, i singoli impiegati sono residenti nelle singole città. La relazione di residenza è una relazione che ciascuno di noi ha. Quando io salgo di livello e cerco di dare la regola generale, la descrizione astratta, dirò che esiste una relazione, un'associazione tra la classe degli impiegati e la classe delle città.
che ad esempio è questa. La rappresento semplicemente con una linea che collega le due classi. Linea a cui do un nome. Quindi dico che c'è una relazione tra impiegato città e questa è la relazione di residenza. Ognuno può essere residente in una città e lavorare in una città diversa. Allora, tra impiegato e città può esserci anche una seconda relazione, luogo di lavoro. Allora ci sarà una seconda linea che collega impiegato città, che dice che ogni singolo impiegato può essere legato a una singola città attraverso la nazione di luogo di lavoro. Questa relazione, qui vedete un triangolino disegnato. Il triangolo di per sé non cambia il significato della relazione, non cambia nulla, ci aiuta solamente a leggere il nome. Normalmente il nome della, in questo caso ho usato un concetto, un nome per indicare la relazione. In questi altri due casi sarebbe meglio, sarebbe consigliabile. Ho usato un verbo. Allora, quando uso un verbo per delineare una relazione, devo capire chi è soggetto e chi è l'oggetto di quel verbo. Allora, la freccia mi dice in che ordine vengo, semplicemente. Dice, l'impiegato lavora in città e questa freccia qui mi evita di sbagliare leggendo la città lavora nell'impiegato, che non vorrebbe dire nulla. Però visto che io voglio proprio fare un modello che spieghi, non posso presupporre che chi legge capisce che non vuol dire nulla del capogruppo che gli vale per la. E quindi do semplicemente il verso di lettura dell'etichetta, del nome della relazione. Lo studente frequenta un corso. Ok, quindi questa frecciolina qui non cambia il significato della relazione, aiuta solamente a leggerla in un verso come l'altro. Ciò che cambia, scusate, vado un po' in ordine diverso, ma mi sembra ciò che cambia il significato della relazione invece può essere la regola con cui si accoppiano questi due elementi. Fatemi tornare a questo esempio di prima. Un impiegato in quante città può essere residente? Una. In quante città può lavorare? Magari anche più di una, dipende da se l'azienda ha più sedi, magari lavora in più città. Una città, quanti impiegati ha residenti in essa? Potenzialmente molti. Così come una città può avere molti impiegati che lavorano al suo interno. Uno studente può frequentare molti corsi, il corso è frequentato da molti studenti. Quindi una relazione non è mai completa, non è ben specificata, se non indico, oltre che il nome, perché spesso sotto forma di verbo, è che mi specifica meglio di che natura è la relazione, ma anche la molteplicità. Cioè i vincoli sul numero di quegli altri con cui ciascuno di noi è collegato. Per definire la molteplicità ci si fa sempre due domande, una da un lato, una dall'altro lato. Qui c'è scritto che un'auto monta delle ruote. Auto monta ruota. Quante ruote monta un'auto? Cioè, data una specifica auto, quante ruote ha montato? Normalmente 4. Poi magari se le sto cambiando, le sto montando, ne ha di meno. Quindi se io avessi un'auto, o meglio, ricordiamoci, le informazioni a proposito di un'auto, quindi magari il codice dell'auto, la targa, e
e un codice barra su ogni singola ruota, saprei dire che quella macchina, quell'auto specifica, monta in questo momento queste due ruote, oppure tre, oppure quattro, ma non più di quattro. Questo lo scrivo di qua. Mi metto dentro l'oggetto auto e dico, se io sono un'auto, una singola, questo è un insieme di tante auto, facciamo finta di essere una. Quella singola auto, con quante ruote, può essere in relazione mount, cioè quante ruote può montare? Minimo 0, massimo 4. Quindi la cardinalità si indica con due numeri separati da puntini che indicano il valore minimo e il valore massimo di oggetti dell'altra classe con cui ogni singolo oggetto di questa classe può entrare in relazione. E viceversa, una ruota con quante auto può entrare in relazione? Una ruota o è montata su un'auto o non è montata su nessun'auto. Quindi quella ruota o non è in relazione con nulla, con nessun'auto, oppure con una. Quindi minimo 0, quattro è montata, massimo 1. Per ragionare sulle cardinalità dobbiamo sempre scendere a livello di oggetti, a livello di elementi concreti. Perché se dico le ruote su quante macchine si montano, beh, sono tante. Ma se ragiono a livello di astratto non so dare una risposta. Non c'è scritto che tutte le ruote si montano su una macchina sola. C'è scritto che ciascuna ruota si può montare al massimo su una sola macchina. Quindi questo è quello che dicevo quando dicevamo i vincoli li descrivo a livello di classe astratta, ma si applicano a livello di oggetti concreti. Tra l'altro, quando io ho una cardinalità massima pari a 1, significa che se io conosco la ruota, conosco anche l'auto. Cioè posso identificare in modo univoco l'auto se conosco la ruota. Perché alla ruota può essere associata solo un'auto. Poi magari non si associa nessuna, ma se si associata solo è quella, è una. Mentre invece se conosco l'auto non posso risalire dall'auto alla ruota specifica, perché possono averne più di una. Quindi l'uno è un numero speciale nella cardinalità. Perché ove abbia una relazione con cardinalità 1 da uno dei due lati, significa che mi basta conoscere l'identità di questo per avere automaticamente anche l'identità di chi sta dall'altra parte, perché non c'è ambiguità. C'era anche tra persone e residenze. La persona può essere residente in un posto solo. Quindi conoscere le informazioni sulla persona significa anche conoscere la città. Diciamo che tranquillamente. Questo ce ne accorgeremo quando dobbiamo fare relazioni più complicate che coinvolgono più classi. A un certo punto ti diremo, ma non mi serve la relazione anche con la città, perché sono già con l'impiegato e dall'impiegato posso risalire in modo univoco con la città, e quindi non vado a complicare il modello. Vabbè, questo è quello che abbiamo detto. Allora, in teoria uno può scrivere ciò che vuole nel valore minimo e nel valore massimo. Nella pratica, i casi utili sono quattro, le combinazioni di due per due. Il valore minimo tende a essere 0 o 1, quasi sempre. Cioè 0 vuol dire che, dato un oggetto di un certo tipo, minimo uguale a 0 vuol dire che quell'oggetto può anche non essere collegato a un oggetto dell'altro tipo. Quante relazioni hai con l'altro? Nessuna. E l'esito sì, il minimo è 0, quindi è una 0. Quindi lo 0 come cardinalità minima indica che la partecipazione in quella relazione è una partecipazione opzionale. Nella residenza non è così. Deve avere una residenza. Quindi in quel caso la cardinalità minima è pari a 1.
Quindi 0 o 1 come cardinalità minima lo interpretiamo come partecipazione obbligatoria o facoltativa a quella relazione. Vedete che rispetto a base di dati stiamo cercando di fare un passettino più in alto. Il concetto di cardinalità non c'è messo. Però oltre che un vincolo sui dati, okay, qui stiamo cercando di dare l'interpretazione di quel vincolo. La cardinalità massima, a volte diciamo, i valori significativi tendono a essere o 1, la cardinalità massima pari a 0 non ha senso. Vuol dire una razza di età, se è vietata, non è vietata. La cardinalità massima pari a 1 vuol dire che se la relazione c'è è univoca, sono presenti in una sola città, sono iscritto a una sola università. È vietato avere più di un'iscrizione o più di una residenza. Oppure ci sono dei casi in cui è possibile, è permesso avere molte relazioni con elementi dell'altra classe. Un singolo elemento della mia classe può essere in relazione con molti elementi dell'altra classe. Allora, in questo caso spesso si mette un asterisco per dire molti o infiniti. Infiniti non esiste in informatica. Molti. Non metto un limite. Poi a volte il limite lo conosco, cioè a volte sono 4. Ma dal punto di vista poi della progettazione non è che cambia molto. A te interessa sapere se è univoco o se non è univoco. Se non è univoco, quale sia poi il limite massimo specifico. È un dettaglio, sì, se lo conosco lo posso mettere 4 anziché asterisco, ma non cambia di molto la semantica del modello. Sia in termini di presentazione delle basi dati che in termini di procedure che ci lavorano sopra. Quindi alla fine abbiamo quattro casistiche principali. 0,1 minimo 0, massimo 1, cioè può esserci o non esserci se c'è univoca. 1,1 ci deve essere e è univoca. 0 asterisco può esserci o non esserci, e se c'è può essercene una quantità a piacere o uno asterisco. Poi volendo possiamo anche indicare i valori numerici che non siano né uno asterisco, qui sono indicati con mn, ma come vi dicevo sono casi rari, particolari. Qui ci sono alcuni esempi. Ordine e fattura sono legati da una relazione di vendita. Cosa vuol dire sta roba? Vuol dire che io faccio un ordine, poi se la merce è stata venduta, collegata a quell'ordine ci sarà la fattura, che è una cosa diversa. Il foglio di carta in cui ci sono i dati dell'ordine, cioè l'informazione dell'ordine, sono diverse dalle informazioni che metto in fattura. Ogni fattura però nel momento in cui la metto deve avere ben preciso l'indicazione dell'ordine a cui fa riferimento. Quindi univoca ed esatta ed obbligatoria, in fattura devo mettere qual è l'ordine a cui fa riferimento. E non può fare riferimento a più di un ordine. Quindi c'è un 1 là, qua, su order. Mi metto dentro invoice e dico quanti dall'altra parte, quanti di order ne vedo, e c'è il suggeritore che mi dice ne vedi uno solo. Quindi immaginate di mettere dentro invoice, guardate dall'altra parte e vedete il numerino che sta dall'altra parte. Il vostro numerino non lo vedete, il vostro numerino lo vede l'altro. E infatti, ops, se sono dentro order, dico io sono un ordine, quante sono le fatture collegate a me? O non l'ho ancora emessa, allora nessuna, o l'ho emessa e sarà una. Poi quella sotto è quella che avevamo già citato più volte, la relazione di residenza. Una città può avere molte persone residenti, una persona può essere residente in una, deve essere residente in una città e può essere residente in una città sola. Questo 1 sta a indicare minimo 1 e massimo 1, esattamente 1.
un turista che prenota dei viaggi è una relazione noti a moto. Un singolo turista può prenotare dei viaggi, 1, 2, 160, ma anche il suo. E un viaggio viene prenotato, può essere prenotato anche da una comitiva, quindi da più turisti. Però, fatemi dire, almeno uno ci deve essere, se no che lo faccio fare il viaggio. E quindi una cardinalità minima in questo caso pari a 1. Quindi le domande che mi faccio sono sempre le stesse. Un singolo viaggio quanti turisti può avere? Un singolo turista quanti viaggi può avere prenotato? Quindi, concetti, relazioni, cardinalità delle relazioni. Tutte cose che definiamo a livello astratto ma che si applicano agli elementi concreti. Un quarto ingrediente, come dico non vado nell'ordine proprio esatto, sono gli attributi. E fino ho detto, ah, c'è un modulo su cui ci sono i dati dell'impiegato. Ma da qualche parte, quali, lo dovrò dire quali sono questi dati, no? Che sono presenti sul modulo. Allora questo lo metto nel secondo compartimento della classe. Quindi, ho delle classi che ciascuna ha preso un concetto. Questi concetti sono legati tra di loro. Ma ogni singolo concetto possiede in sé delle informazioni che lo qualificano. Ad esempio, un impiegato avrà un nome. Avrà un'età, avrà un salario. Anche una residenza. Ma la residenza abbiamo detto che non è un attributo dell'impiegato, ma una relazione tra impiegato e città. Infatti l'ho messa qua come relazione. Non mettiamo mai sotto forma di attributo ciò che in realtà può essere espresso sotto forma di relazione. È un errore. Parliamo la lingua di database, non facciamo mai con un confronto di stringhe quello che potrebbe fare una chiave esterna, che ti garantisce l'integrità dei dati. Quindi in realtà nel modulo dell'impiegato, quello cartaceo, ci sarà scritto nome, età, salario, ma anche residenza e luogo di lavoro. Dovrò scrivere se fosse veramente un pezzo di carta. Ma in un sistema informativo, in un pezzo di carta posso scrivere cosa voglio. Residenza a Paperopoli. No? Poi una persona che consegna il modulo mi dice, ma alla fine è già venuto e torna domani. Ma in un sistema informativo no. Quell'informazione sulla città è l'informazione che io so che devo raccogliere perché è una relazione che avrà qui cardinalità 1 su questo lato e che mi dice che l'informazione su quale è la città con cui sono in relazione la devo raccogliere quando raccolgo l'impiegato. Ma è un'informazione che è propria della relazione e non propria dell'impiegato. Può sembrare un sofismo quasi, no? In realtà è un'informazione nascosta qui dentro. Non ti permette di fare la ricerca al contrario, data la città quali sono gli impiegati, mentre invece se io lo esplicito come relazione posso navigare queste relazioni nel verso che mi serve di più. E gli attributi che cosa sono? Non sono altro che una serie di variabili, di valori, a cui diamo un nome chiaramente, name, inhabitants, age, salary, eccetera, e di cui definiamo qual è il tipo di dato con cui sono rappresentati. E qui arriviamo ai dati. L'impiegato c'è un nome, che è una stringa di testo, un'età che è un intero e uno stipendio che è espresso sotto forma di valuta, di currency. La città ha un nome e il numero di abitanti. E così via. Cioè, comincio a dire quali sono i dati che rappresentano effettivamente le informazioni a proposito dell'impiegato.
Già dall'inizio ho detto cerchiamo di pensare non in termini di impiegato persona, ma in termini di modulo che contiene l'informazione dell'impiegato. E qui finalmente abbiamo le informazioni. Di solito ne nascondiamo sempre una. Diamo per scontato che se l'impiegato si chiama Pippo a 40 anni e prende 1000 euro, e casualmente in quell'azienda c'è un altro Pippo di 40 anni che prende 1000 euro, quindi due impiegati diversi i cui attributi siano uguali, noi diamo per scontato che siamo comunque in grado di distinguerli. Se fossero fogli di carta, sono due fogli di carta diversi, non è lo stesso, sono due fogli di carta diversi su cui ci sono scritte le stesse cose, non ci confonde se è carta. Se sono classi si confondono un po' di più. Allora, quello che noi diciamo è che ogni istanza delle classi, ogni oggetto di queste classi, ha già in sé un attributo identificatore. Fosse un database lo chiameremo la chiave primaria. Fosse l'istanza di una classe in Java sarebbe l'indirizzo di memoria di quella classe lì, che è diverso, cioè sono due istanze identiche ma sono due oggetti separati. Allora, ogni classe deve tecnicamente avere un qualche valore, un qualche attributo che distingua tra di loro istanze diverse che capita per incidente abbiano gli stessi valori di tutti gli attributi. Allora, per esempio un database ci metto di solito un codice identificativo, un ID, un contatore, eccetera, che venga generato in modo diverso per ciascun movimento. Questo diciamo così, campo identificatore non siamo obbligati a specificarlo, lo possiamo lasciare sottinteso. Tanto ci deve essere sempre, lasciamolo sottinteso. Diciamo che sarà chi progetta il database. Poi, a vedere se tra i campi che abbiamo elencato qua ce n'è uno già che può essere usato come identificatore univoco, oppure ne aggiunge uno di suo. Però visto che noi siamo ancora alla presentazione a livello alto, non voglio fare io la scelta della chiave primaria del database. Facciamola fare a chi lo sa fare meglio di noi. Quindi noi veramente elenchiamo gli attributi che hanno senso dal punto di vista semantico, che servono, che sono utili a rappresentare le informazioni. Poi, alcuni di questi attributi possono essere anche attributi identificanti, cioè utile identificare in modo univoco un singolo elemento. Che ne so, il mio studente ha una matricola. Allora, conoscere la matricola significa conoscere lo studente. Punto, è univoco. Quindi chi farà il database prenderà di sicuro quella come chiave primaria. L'impiegato invece, dati questi dati, nessuno di questi, né alcuna combinazione di questi è univoca. E allora chi farà il database aggiungerà un campo per renderlo. Ma noi l'ID matricola l'abbiamo messo non per aiutare chi farà il database, ma perché è un'informazione che in realtà si usa per altri scopi, serve. E allora l'abbiamo indicato. Ok? Quindi la regola generale è che ogni oggetto di una classe, ogni istanza di un concetto, già di per sé è in grado di identificarsi e di distinguersi dalle altre. Se vogliamo possiamo immaginare i fogli separati oppure avere un codice che ciascuna ha univoco, che non sto ad elencare perché tanto non serve. Poi non esclude che questo codice, diciamo, interno, se volete, non sia anche magari un attributo che mi serve per altri scopi, allora lo elenco. Ma non mi devo porre io il problema, caspita, qui non ci sono gli attributi univoci, devo aggiungere una chiave primaria fittizia. Non è un problema nostro, ok? È già, il formalismo ce lo dà già gratis questo. Ok. Poi nella progettazione devo poi fare attenzione a fare un modello che sia anche robusto. Ad esempio, qui dice, fai attenzione a come hai modellato l'impiegato della città. Ad esempio, l'età. È il modo più furbo di rappresentare questa informazione?
L'età è un attributo variabile della persona. Per cui vuol dire che il sistema informativo dovrà preoccuparsi periodicamente di andare a incrementare, perché si incrementa l'età, che vi piaccia o no, ad andare a incrementare quel campo, una volta all'anno nel giorno giusto. È un dato che richiede la sua manutenzione. Se io anziché l'età mettessi la data di nascita, mi viene gratis. La data di nascita, una volta che l'ho inserita, non cambia più, e quando voglio conoscere l'età, vabbè, faccio una sottrazione, saprà farlo, no? Sistema informativo. Quindi, in un certo senso, cerchiamo sempre di rappresentare l'informazione a monte, alla fonte, e non informazione derivata a valle. Cioè, l'età è un dato che si deriva dal dato reale, vero, primordiale, che è la data di nascita. Quello è il dato vero. L'età lo calcolo. La stessa cosa il numero di abitanti. Ma se io ho qualcosa che mi dice quali sono le persone residenti in quella città, non ho bisogno di rappresentare separatamente il numero di abitanti e ricordarmi di andare a aggiornare tutte le volte che nasce un numero. Potrei ricavarlo andando a contare il numero di persone che partecipano a questa relazione. Adesso qui presuppone che li conosciamo tutti, e invece questo modello rappresenta solamente gli impiegati dell'azienda, quindi è parziale. Però l'idea è che comunque qui ho un dato che potrei ricavare contando, navigando le relazioni, contando ciò che trovo. Allora non serve quel dato, non serve rappresentarlo dentro un modello. È un'informazione che posso facilmente reperire e ottenere analizzando le altre informazioni presenti. Quindi punto un pochino all'essenzialità, alla minimalità di questo modello. Metto dati che possibilmente non cambiano più e che non siano derivabili da altri dati. Perché tutte le volte che ho due dati rappresentati entrambi nel database e che in realtà sono correlati l'uno dall'altro, cioè li potrei ricavare l'uno dall'altro, ho un rischio in più. Ho il rischio che per qualche errore questi due dati non coincidono, non si corrispondano più. Quindi, lo vedremo anche poi quando faremo le relazioni più complicate negli esercizi, cerchiamo sempre di non avere mai due modi di ottenere la stessa informazione, ma un modo solo di ottenere un'informazione. Perché almeno quello è il punto vero in cui trovo quell'informazione. Se ho già due modi, c'è sempre un rischio che poi uno si disallinei dall'altro. È un po' come quando fai copia e incolla del codice di una classe e poi tutte le volte che modifichi una devi ricordarti di andare a modificare l'altra perché devono in realtà essere uguali. Non ti ricorderai mai, succederà sempre che si disallinea. Nel database della segreteria studenti non c'è un campo che contenga la vostra media. Tutte le volte che ce n'è bisogno si ricalcola, partendo dai dati di partenza. Punto. Non avrebbe senso metterlo, perché poi ogni volta che cambia un voto, ogni volta che aggiungi un esame, ogni volta che lo togli, ogni volta che fa trasferimento, ogni volta che cadono 12.000 casi di uso diversi, in cui devi ricordarti di andare a aggiornare la media se l'avessi salvata a parte. E allora non ha senso. I dati devono in qualche modo proteggersi da soli, non devono richiedere a qualcuno che li stia dietro ad aggiornarli. Ok, questi se vogliamo sono gli ingredienti principali. Poi ci sono dei dettagli aggiuntivi, ma gli ingredienti principali di questi modelli concettuali. Allora, se riesco a ridurre un pochino questa cosa. Allora, anziché fare l'esercizio che abbiamo sulle slide, io prenderei con voi l'ultimo tema d'esame. Ve l'ho detto che noi temi d'esame cominciamo a fare la prima settimana. E cominciamo a usarlo come esercizio, come pretesto per imparare un po' a modellare i diagrammi concettuali. Per disegnare questi diagrammi delle classi, vabbè, voi avete la carta e la penna, ma io non ce l'ho,
E allora anche in laboratorio useremo un programma di cui esiste anche una versione gratuita, che si chiama così, Asta con l'H finale, non ho idea di come si debba pronunciare. Questo è un programma che ci permette di creare i progetti, e all'interno dei progetti, questa è la versione community, trovate sul sito il link, adesso qua lì la wifi non funziona quindi non riesco a farlo vedere, sulla pagina del sito del corso c'è proprio il link alla versione community che vi porta già alla pagina di scaricamento. Andate sul download della versione community, che è quella che non si paga. Se no, ho visto che da questa versione l'anno scorso non era così, per chi è studente gli può avere una licenza gratuita per un anno della versione professional, quella completa, non quella studenti. Solo i docenti, i professori non devono pagare. Ma direi che per quanto serve a noi, quella community gratuita illimitata è sufficiente. E questo programma di fatto permette varie cose. Innanzitutto permette di editare, disegnare dei diagrammi in formato UML. Già conosce l'UML. E poi in realtà fa delle cose anche, la versione, diciamo, a pagamento, fa delle cose in più, ad esempio potete generare il codice direttamente a partire dal diagramma, quindi uno scheletro di classi, oppure esportare, che so, un diagramma di processo in un linguaggio che il software di workflow sono in grado di eseguire automaticamente, quindi è già in grado di aiutarti proprio nella progettazione. Noi lo useremo solamente per disegnare. Quindi in questo caso parliamo di diagramma delle classi. Il diagramma delle classi è fatto combinando due elementi che sono la classe e le relazioni tra le classi. Quindi la classe, per aggiungere classi al diagramma, semplicemente si clicca su questo e si clicca sotto e compare. Per creare una relazione ci si mette a fianco, diciamo vicino a uno dei bordi del diagramma, e premendo il mouse si sposta fino all'altra classe, si lascia andare la relazione creata. Poi se la aggiusta da solo, quando clicco su una relazione posso dare un nome, lo posso scrivere qui ad esempio, XYZ, e per definire le molteplicità, le cardinalità, posso andare su una estremità, clicco e mi dà già le opzioni principali. Quindi mi permette di semplificare di molto la fase di disegno. Questo programma lavora con tre pannelli. Il pannello di destra è quello grafico, chiaramente. Quello in basso a sinistra sono le proprietà, per cui se io, questa l'ho chiamata class 1, in realtà la volessi chiamare città, posso scrivere city qua, facendo doppio clic. Oppure, prendo un'altra classe, posso andare nelle proprietà in basso a sinistra e cambiare questa proprietà. Quindi qua è più semplice perché sono tutte elencate di là a livello grafico, quindi questa potrebbe essere employee. E sono sincronizzate ovviamente. Dopodiché qua in alto a sinistra abbiamo l'elenco di tutte le cose che abbiamo definito, diagrammi, oggetti, classi, eccetera. Ce ne accorgiamo dopo quando facciamo più diagrammi, però guardate cosa succede quando io cancello questa classe. Premo su delete ed è scomparsa. Ma nel modello c'è ancora. Perché? Perché magari mi serve quella classe lì in un altro diagramma. La tolgo solo da questo diagramma, ma la classe nel mio modello concettuale esiste. Per questo dicevo che UML non è solo una notazione grafica, ma anche semantica. Cioè delle informazioni che ci sono a prescindere da come disegno. Magari un diagramma delle classi molto complicato, lo divido in 6 diagrammi diversi. Ma se ho bisogno di nuova della classe impiegato, la porto qua, la riprendo da qui, non ne creo una nuova. Se provassi a creare un'altra classe che si chiama impiegato, non mi lascia, perché dice che c'è già. Ok, quindi di qua ho le informazioni, posso, quando seleziono queste, sotto già ho gli attributi, sono oggetti univoci, poi questi oggetti possono essere posizionati sui diagrammi. C'è un attimo ad abituarsi, no? Perché è una logica in cui sto disegnando, ma in realtà sto specificando sulla colonna di sinistra quali sono le cose di cui ho bisogno. Per cui se proprio non mi serve più, class 2 la vado a cancellare dal modello.
cancella dal modello. Qua, se andassi col tasto destro su siti, proprio in operazione di cancellazione mi dice cancella dal diagramma o cancella dal modello. Cosa vuoi fare? Se la cancella dal modello, ovviamente viene cancellata da questo diagramma, dal modello di sinistra e da tutti gli altri diagrammi in cui comparisce. È solo per darvi qualche warning per quando userete il programma. Allora, nel nostro caso invece, quali sono i concetti? Allora, proviamo a leggere insieme questo testo. E nel leggerlo, teniamoci nel background la domanda: quali sono i concetti principali? Quali sono i tipi di moduli che dobbiamo immaginarci se vogliamo costruire un sistema informativo che lavori su questo caso specifico? Allora, qui parlo di un sistema di trasporti urbani in cui vengono utilizzati dei biglietti di tipo chip on paper, che utilizzano la tecnologia RFID per effettuare la convalida, cioè dei biglietti di carta con dentro un chip. In tali biglietti, c'è scritto, un piccolo chip è integrato nel biglietto cartaceo e può essere letto appoggiandolo agli opportuni lettori installati a bordo dei mezzi. Facciamo anche. I biglietti contengono un numero predefinito di corse, 5, 10 o 15, e possono essere convalidati a bordo degli autobus. Ad ogni convalida il numero di viaggi e residui del biglietto viene decrementato ed il sistema conosce in ogni istante lo stato dei biglietti. Allora, biglietti direi che sarà una classe, no? Ad ogni convalida di un biglietto, il sistema informativo registra anche le informazioni relative a, al dispositivo di validazione, cioè il seriale della macchinetta, all'autobus su cui è installato tale dispositivo, all'ora di partenza, la fermata di partenza e la linea percorsa dell'autobus. Il ciclo di vita dei biglietti prevede che essi vengano emessi dall'azienda di trasporti, successivamente i rivenditori, che possono essere edicole, tabaccaie, eccetera, li attivano prima di venderli al pubblico, caricando il numero di corse previsto. Cioè, noi abbiamo un modello in cui i biglietti vengono emessi dall'azienda di trasporto senza ancora le corse caricate sopra. Sono a zero. Poi il rivenditore cosa fa? Con la sua macchinetta dice che ti vende 10 corse e carica sul biglietto in modo elettronico il numero 10. E poi ti dà il biglietto. Ok? Gli utenti in possesso di un biglietto attivato con un certo numero di corse possono convalidarlo un numero di volte pari alle corse concesse, e ci mancherebbe. A fine mese, cosa succede? Che ogni rivenditore conferma l'elenco di biglietti venduti, cioè quelli attivati. Cioè lui può averne anche 10.000 in magazzino, ma finché non li attiva, non sono validi e quindi non deve pagarli. Pensate, il rivenditore lui incassa nel momento in cui ti vende il biglietto, ma poi questo incasso lo deve girare all'azienda dei trasporti. Non paga all'inizio i biglietti, paga a fine mese sulla base di quelli che ha attivato. Lo invia, quindi conferma l'elenco dei biglietti venduti, lo invia all'azienda dei trasporti urbani che emette, la quale emette, dopo aver fatto una verifica interna, eventualmente richiesta una rettifica, una richiesta di pagamento per il venditore. Cioè, io dico a fine mese, guarda che ho venduto 200 corse, mando questa informazione all'azienda dei trasporti, loro faranno i controlli, se non gli va bene dicono no, guarda, non va bene, a me risulta diverso, e quindi rettifica, oppure se gli va bene ti mandano una richiesta di pagamento, ti mandano una lettera dicendo va bene, mi risulta che siano 200, mi devi tot 1000 euro. A questo punto il venditore dovrà versare l'importo dei biglietti venduti meno una provvigione fissa che è il suo guadagno. La procedura si conclude quando il sistema riceve dalla banca l'informazione che il pagamento richiesto è stato effettuato. Qui c'è tanto, c'è tanta informazione qua. Adesso ne vediamo una fettina, vediamo i concetti solo. Tanta di queste informazioni di processo, questo deve essere fatto prima dell'altro, di ruoli, di attribuzioni, chi deve fare che cosa, non la guardiamo ancora qua adesso. Adesso ci chiediamo quali sono i concetti principali, quali sono le relazioni tra questi concetti, le cardinalità di tali relazioni e gli attributi di ciascuno dei concetti.
quattro cose, il resto non ci interessa. Allora, biglietto c'è di sicuro, quindi buttiamo via queste cose qui. Definisco una classe che si chiama biglietto. Poi che contiene le informazioni a proposito del biglietto. Quali siano queste informazioni? Possiamo già immaginarcelo, ma lo scriviamo tra un attimo, sarà il numero di corse caricato inizialmente. Ditemi voi, cosa aggiungereste? Voce? Buono, non c'è. Rivenditore, venduta. Rivenditore. Le informazioni sul rivenditore che possiede i biglietti o che li ha venduti. Poi? Linea degli autobus sono già due parole, non è una, quindi riprova. Tu hai detto macchinetta, obliteratrice? Sì. Autobus, hai scelto autobus e non linea? Ok. Come si chiama questa cosa qua? Dispositivo di validazione. Allora, sul tetto c'è scritto dispositivo di validazione. Uno di voi l'ha chiamato macchinetta, l'altro obliteratrice. Va bene tutto, mettiamoci d'accordo su un nome. Ciò che stiamo facendo in questa fase è anche di inventarci il nostro vocabolario, il nostro dizionario. Da adesso in avanti la parola biglietto non viene più usata nel senso in cui vale nel dizionario italiano, ma nel senso che descrive questo diagramma. L'autobus si chiama autobus, non si può più chiamare bus né pullman. Né mezzo. Basta, al bando i sinonimi, al bando le analogie. Quindi scegliamo come ci piace chiamarla obliteratrice, perché sa tanto di settecentesco. La chiamiamo così, potremmo chiamarla macchinetta, potremmo chiamarla pinco pallino, non importa. Stiamo ridefinendo dei nomi. Ciò che impareremo a fare, che per dar chiarezza a ciò che facciamo, converrà, anzi sarà molto opportuno, creare contestualmente al diagramma delle classi un glossario, dove scriviamo autobus uguale, che cos'è? Perché poi magari è un tram. No? Non funziona sui tram questo sistema. Sì, ma il tram è un autobus per noi. Vi piace? Allora però devo spiegarlo, che non è che uno vede autobus e capisce che può essere anche un tram. Sarebbe potuto chiamare mezzo, ma mezzo è un po' troppo vago secondo me, perché anche la macchinetta è un mezzo se vogliamo, no? Allora diamo una parola che sia facile da riconoscere, ma poi spieghiamo io cosa intendiamo. Se uno vede solo questo diagramma dice ah che vedo, però a Torino ci sono i tram, quindi questo non può funzionare. E la metro? Sono tutti autobus per noi. Oppure no, oppure bisogna distinguere autobus, tram e metro, perché seguono regole diverse. In questo caso non mi pare che ci possa questa differenza nel testo, quindi non mi vado di sicuro a impelagare. Però quello che vorrei che prendessimo consapevolezza è che stiamo definendo un significato diverso, nuovo alle parole. Da adesso in poi le facciamo noi le leggi. L'importante è che poi dopo siamo coerenti con ciò che abbiamo deciso. Allora, c'erano altre proposte?
Allora, c'erano due. Allora, lui prima aveva detto la linea dell'autobus, io ho fatto scegliere, ho scelto autobus, ma rimane linea. Qualcun altro vota per linea? Non vi piace linea, ok. E l'altro che compare spesso è cliente. Si è dimenticato il cliente? Io provo a metterlo, poi lo tolgo. Perché è vero che di sicuro il cliente è una persona fisica che partecipa e fa il suo ruolo, se un altro prende il biglietto in mano da una parte, lo paga anche e lo timbra dall'altra. Ma non sappiamo chi è. Quella classe cosa rappresenta? Non rappresenta la persona fisica, rappresenta le informazioni che conosciamo a proposito del cliente. Cosa conosciamo del cliente? Niente. È anonima. Tra l'altro, non è neanche vietato che io compri un biglietto e poi lo dia a un amico. Perché passa di mano. Non posso neanche identificare il cliente col biglietto. Ma in fondo non me ne frega niente, no? Dal punto di vista di questo sistema informativo, chi viaggia non sono le persone, sono i biglietti. Tutto il sistema informativo serve per far viaggiare i biglietti, che se la godono. Che poi il biglietto abbia una persona attaccata. Se ne accorge solo il controllore sul mezzo. Quindi questa è un'entità che sicuramente partecipa al processo, ma delle quali non abbiamo informazione alcuna. E quindi non ha senso rappresentarlo. Non potremmo rappresentarlo. Non possiamo rappresentare o pretendere di rappresentare nel modello concettuale entità di cui non abbiamo modo di conoscere nulla. Input, elaborazione, output, ma in input non ho niente. Come posso elaborare dei risultati sulla base di un dato che in partenza non ho? E il sistema dovrà prescindere dalla conoscenza dell'utente. Se no, devo trovare un modo di identificarlo, allora gli faccio l'abbonamento. Ma nel caso d'uso, così come è stato descritto, tutto il sistema funziona senza sapere nulla dell'utente. E quindi lo togliamo. Uff. Ok. Vediamo un po' le relazioni. Tra biglietto e rivenditore. C'è una relazione, ovviamente, come la chiamiamo? Vende. Io scrivo attiva. Perché vende non lo so davvero. E se l'ha regalato? Perché è suo figlio? Lui deve pagare i biglietti venduti, scusate, deve pagare i biglietti attivati, che li abbia venduti, che li abbia regalati o che sia talmente pirla che li attiva e se li tiene nel cassetto, ma li deve pagare una volta che sono attivati. L'informazione che il biglietto è venduto o no è un'informazione che io tendenzialmente non ho. A meno che non, il mio sistema informativo non vada a interfacciarsi e mangiare anche il registratore di cassa. Il registratore di cassa abbia un codice per dire sto vendendo i biglietti e non le caramelle. Ma l'informazione più importante per me è quella dell'attivazione del biglietto. Poi il testo dice che sì, dov'era? I rivenditori li attivano prima di venderli al pubblico, no? Questa era la frase. Questa in realtà non è una frase
come dire, prescrittiva, non è un obbligo. Cioè il venditore fa un po' quello che vuole. Mentre altre cose, tipo il fatto che il numero di convalida non può essere superiore al numero per cui era stato caricato all'inizio, è una regola che il mio sistema informativo può obbligare, può applicare, cioè se ci provi non te la lascia, non te la lascia timbrare la sedicesima volta. Mentre questo è più descrittivo, succede così. Ma se io ti dicessi che è un obbligo fare questo, li attivano prima di venderli, e dovrei avere un modo per obbligare il rivenditore a fare così. Impedirgli di attivarlo senza venderlo. E non posso, perché come faccio a obbligare una persona a fare una cosa? Quindi i vincoli che possiamo mettere sono solo i vincoli che il sistema informativo può gestire. Quindi in una descrizione dobbiamo anche riuscire a capire quali sono, questa è una prassi, è un'abitudine, è una norma, una consuetudine, è ragionevole che sia così, ma non è qualcosa che posso vincolare. Vedete quanta ambiguità c'è nel testo che scriviamo, sembrava già preciso. Poi il rivenditore, autobus obliteratrice, allora, io metterò in relazione tra biglietto e autobus. No? Il biglietto viene convalidato sull'autobus. No, sbagliato. Convalidato su una determinata obliteratrice, la quale si trova sull'autobus. Installata sull'autobus. L'autobus percorre una linea. Allora, vediamo prima la cosa della linea, così ce la togliamo in fretta. Qui ho definito finora classi e relazioni, dobbiamo ancora definire attributi e cardinalità. La linea è un attributo di autobus o una classe a sé stante? È una classe povera, sfigatella, però è una classe, perché la linea può essere un intero oppure una stringa, perché abbiamo il set sbarrato, quello che è, quindi non ha sempre, non è solo un numero. Però se io indicassi come, allora qua per definire gli attributi posso andare o qui dentro e scriverlo cliccando sul giallo, oppure andare su attributo, aggiungi, scrivessi linea, due punti, string, dov'è string? In realtà lì dentro ci potrebbe essere scritto qualunque cosa, mentre invece la linea sì, è una stringa, ma una ben definita stringa da un insieme di linee codificate. Quindi per vincolare questa stringa ad essere solo il codice di una linea vera e non inventata, non il 1130, allora la soluzione è quella di modellare come classe la linea, e a questo punto questa avrà l'attributo linea. La linea sa che linea è. E l'autobus percorre una certa linea.
adesso, mancano ancora le cardinalità, quindi è ancora un po' ambiguo questo, ci accorgeremo che bisognerà ancora aggiungere delle cose, delle classi. Però senza cardinalità, per ora quello che possiamo dire è che c'è l'aspetto centrale del nostro modello è un biglietto, che lui viene attivato da un rivenditore, quindi io ho l'informazione di qual è il rivenditore che l'ha attivato. Allora, mettiamoci sempre davanti informazione. Qui non c'è scritto che il rivenditore persona attiva un biglietto sia carta. No. C'è scritto che io ho l'informazione di quale rivenditore abbia attivato quale biglietto. L'informazione sul rivenditore è collegata all'informazione sul biglietto. Dall'informazione sul biglietto posso risalire all'informazione su quale rivenditore l'ha attivato. Dall'informazione sul rivenditore posso risalire alle informazioni sui biglietti che sono stati da lui attivati. Queste sono tutte frasi giuste. Se mi dite il rivenditore attiva il biglietto, non è ciò che dice questo modello. Perché quello rappresenta un'azione, un processo. Potrebbe anche darsi che l'utente se lo attiva da solo. C'è la macchinetta, mette i soldini, schiaccia il bottone e esce. Però è comunque il rivenditore che l'ha attivato. Quell'attivazione lì, self-service, fa comunque capo al rivenditore. Quindi questa freccia attiva non ti dice chi lo attiva, ma ti dice a chi è collegata l'informazione dell'attivazione. Cioè, poi alla fine chi deve pagarlo, no? Il suo biglietto attivato all'azienda di trasporto. Questo è uno delle difficoltà, ma attenzione che dobbiamo fare. Perché poi viene leggendo, ah, il rivenditore attiva biglietto. Ma non dobbiamo confondere con l'azione di attivare. Perché sennò ci verrebbe da dire utente con valida biglietto. Non ce l'abbiamo l'utente. Però nell'operazione di convalida sappiamo quale biglietto è stato convalidato e sappiamo anche su quale macchinetta è stato convalidato. Non da chi. Ma tanto in questo diagramma non c'è scritto da chi. C'è scritto le informazioni di quale oggetto sono in relazione con le informazioni di quale altro. Oggi ci fermiamo qui ovviamente. Ci accorgeremo, da martedì aggiungeremo le cardinalità e gli attributi e magari, come dicevo, scopriremo che ci serve forse una classe in più. Se volete provare a pensarci, per rovinare il weekend.